Noi siamo disponibili ora per guardare avanti e apriamo questa sera a tutti i cittadini e a tutti coloro che volessero scrivere un nuovo percorso politico di San Pietro in Lama. Chiunque può farsi avanti e insieme costruiremo un percorso alternativo a quello che oggi abbiamo vissuto, qualcosa di nuovo, di innovativo. Si apre una strada nuova per San Pietro, anche se con questa sofferenza, perché è una sofferenza, ma bisogna guardare avanti e per il bene comune siamo aperti a qualsiasi confronto con tutti quanti voi presenti. Grazie e buona serata a tutti.